In arrivo altri delicati grattacapi per Francesco Totti. Il 2022 è stato l'anno burrascoso della separazione con Ilary Blasi. Il 2023 è iniziato con degli spettri giudiziari che potrebbero trascinarlo in tribunale. E in questo caso nulla c'entra l'aspetto sentimentale e la divisione dei beni con la conduttrice Mediaset. Come riferisce il quotidiano La Verità. Mentre l'ex numero 10 della Roma si trova in viaggio con la nuova compagna Noemi Bocchi e figli. Una crociera extra lusso a Miami e dintorni. Parla infatti di operazioni sospette segnalate dagli addetti all'antiriciclaggio. Dai controlli effettuati nell'istituto di credito in cui Totti ha messo alcuni dei suoi corposi risparmi, trapelerebbero, sempre come spiega La Verità, ingenti investimenti nelle scommesse. L'ultimo alert, giunto all'attenzione del pool di Banca Italia, sarebbe datato ad agosto 2022. Un prestito infruttifero, di 80.000 euro inviato sul conto di un'anziana pensionata residente ad Anzio. Un conto cointestato con la figlia AM, dipendente della società Sport e Salute, già Coni Servizi, controllata dal Ministero dell'Economia. Lo stesso giorno però quel denaro viaggiano dal conto della 50enne a uno cointestato con il marito, DM, dipendente del Ministero dell'Interno e amico di Totti, e infine su quello personale dello stesso DM. Ma non è tutto. Secondo quanto emerso dopo l'analisi dei movimenti della coppia, oltre all'accredito degli stipendi, si susseguono periodicamente bonifici domestici in favore del marito. Bonifici, si legge, rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online, quali la Malta Limited Terrestre, la Malta Limited Online e la SA.P.A. SRL. 15 trasferimenti per una cifra complessiva di circa 87.000 euro.
Thank you.